risate, applausi, Pinozzetti. No, però devo dire c'è questo Perfect Day di Lou Reed, che è una canzone mia preferita. Beh, no, Perfect Day, siamo dei Metallica, del pezzo Dolce, Child in Time dei Deep Purple, ma questa è un'altra trasmissione. Poi entra uno scrittore e uno un attimo si ricompone. Il mio amico Pino, io vivo con Pino, è il mio specchio, poi ci chiamiamo uguale, per cui io e Strabioli. Abbiamo vissuto insieme per un periodo. Sì, diciamo la verità. E che combinavate insieme? Che succedeva? Affittato una casa a Cinecittà, una appartamento. Esatto. E poi vi siete imbattuti in un cargo battente bandiera liberiana, perché siamo amici da 40 anni. Ci abbiamo 43 anni, per cui da quando abbiamo 3 anni. Favolosi. Sì. Allora, La vita non è un film. All'interno, il regalo per te è l'audiolibro letto dall'autore, tanta roba, eh? Beh, sì. No, no, quello do il meglio di me, come dice, ho detto già una volta, fino anche con mia moglie al buio dice tu sei chiunque al buio, poi accendo la luce. E purtroppo mi trovo te. No, ma non si dice così, ma come? Ma lo ammetto, cioè... scusami, per sedurre quale voce usi? Ma sai, ormai ho sedotto, per cui ho 4 figli. No, la voce, ovviamente per un attore doppiatore, mai parlarci per telefono perché il bluff è dietro l'angolo. Poi io sono stato... Ho cercato sempre di essere il più vero possibile. Poi normalmente mi esce naturale una voce. Più utilizzi quella bassa... rotonda e più ovviamente quegli hertz sono mellifluidi, sono rilassanti e allora se uno ti parla perché si è parlato di questa come me proprio, io sono sempre acuta, ecco, capito, per cui utilizzandola in tutti i modi, ma sono le intenzioni che fanno bella la voce, non è tanto la voce stessa. Bravo, così lo so, si fa bello soprattutto. La vita non è un film. Perché, ma è un bell'uomo, perché che c'ha che non va? No, me lo so detto da solo, tanto, cioè non è... La vita non è un film, ma se fosse stato un film, chi l'avrebbe diretto, secondo te? Frank Capra, La vita è meravigliosa. Sì, quindi, io sono antico, io ancora... Super ottimista, sì, io metterei... Suonano le campane. A Natale, con la bambina in braccio, quando suona la campana, dice un angelo ha messo le ali. No, quel film lì bisognerebbe vederlo una volta all'anno. Quello e Cime tempestose, io sono proprio antico. Cioè Iglif, Socchetti, Tua, Chetti, Tua. Ma quella con chi era? Merloberon? Chi era? Sì, c'era Laurence Olivier soprattutto. Certo. Quel film è meraviglioso. Cioè, fa capire. Una volta con una ragazza la portai a casa mia, misi questo film per capire anche chi aveva a fianco, lei mi disse, no, un film in bianco e nero no, ciao, arrivederci. Beh, tu croce sopra, no, però scusa. No, dai, non puoi non amare certe cose. Quelli sono valori... mondiali e non hanno tempo digitale, analogico, l'amore è amore. Non sapete cosa vi perdete se non andate a vedervi un po' di quei film, sì, giusto? Sì, sono belli, ma devi fargli amare questi film perché esistono anche queste cose meravigliose. Quindi comunque, detto così, mi dimostri se ti piace Frank Capra, che comunque sei un ottimista. Tanto, sì, no, io vivo tutte le giornate come se fosse la prima, altrimenti abbiamo già fatto tutto. Certo, no, ma perché ti sei voluto raccontare? Perché feci uno spettacolo qualche anno fa, prima di questa storia pandemica, che era 60 sfumature del grigio, oppure 58 sfumature di Pino quando l'ho scritto, ed è nato uno spettacolo che non era autocelebrativo, ma era molto divertente, anche amaro in certi momenti, anche bello, perché l'ho drammatizzato anche con un altro attore in scena, eccetera. E da questa cosa, non autocelebrativa, ma molto divertente, con quei no che diventano sì, con la storia dei miei inizi. Sì, qua ci sono tanti no, tra tanti, tantissimi no, che però, come si dice, chiuso la porta si apre il portone se tu vuoi, se sei ottimista certo. E credi fortemente in quei sogni. E allora da questo, insieme a Giunti e Bonpiani, è venuta l'idea di scrivere questo libro. Sì, 8 mesi che ho stato a contatto. Che è peraltro pieno di dettagli arguti, c'è Roma, c'è Monteverde, no, c'è la tua vita. No, ma ci sono soprattutto delle persone meravigliose che hanno condiviso con guarda, me. Guarda, io vorrei, rivediamo un po' di premiata ditta, perché poi qua c'è anche Raffaella dentro questa clip. Che bello, cui, insomma, sì. Va vista. Non posso non salutare la famosissima e amatissima famiglia Forrester. Allora, scusi, lei è Eric Forrester, veramente, no? Sì. Signor Eric Forrester, lei è il padre di Ridge e Thorne e Christine. Io voglio molto bene a Ridge, Thorne e Christine. Sì, so che però lei vuol divorziare da sua moglie. Io voglio molto bene a mia moglie. Ma mi pare che come vanno le cose? Non vanno molto bene. Io voglio molto bene a queste cose che vanno bene. Buonasera da Piero e... Angela. Eccoci qui. Grazie.
Eccoci qui in diretta dallo studio di Saranno Famosi, dove prenderà il via questa sera una nuova rubrica di attualità che abbraccerà fatti e personaggi del nostro tempo. Amor che nullo amato amar perdona. Questo è Dante. Amor che non s'aspetta presto viene. Questo è Shakespeare. Quando l'amore viene il campanello suonerà. Questo è Scemo. Dai, ma lo vedi, ma come fai? Dio mio, c'avevo i capelli. Ma quando hai cominciato a fare l'attore, i tuoi genitori come hanno reagito? So che papà fu molto generoso. Papà, che lo chiamo anche nel libro l'uomo del banco dei pegni o profondo rosso, è una persona meravigliosa che ci ha aiutato, no, dell'Allegra Brigata, chiedendo 6 milioni di lire in prestito alla banca che non gli abbiamo mai ridato. A papà che ancora c'è, novantenne. E mamma, lo salutiamo? Purtroppo. Sì, papà, sì. Papà Armando. Ciao Armando. Armandino, perché è piccoletto. E peraltro c'è questa cosa molto bella che tu racconti, che quando tua mamma invece che non c'è più, e poi tu hai recitato il giorno per la morte. Sì, ha pensato bene di andarsene via il giorno prima che nascesse mio figlio. Debutto è andata teatro, così. Vabbè. Però c'è questa cosa molto bella che tua moglie ti ha detto: voglio andare al museo, voglio andare al cimitero a conoscerla. Sì, mi disse, ci dobbiamo sposare, Alessia, che saluto mia moglie. Ha detto ci dobbiamo sposare, tu non sei mai più andato al cimitero, perché l'ho accompagnata ma non sono più voluto andare. Dopo ho incontrato Alessia e mi ha detto io devo conoscere tua mamma prima di sposarti, ed è stata una giornata molto bella, dura e insieme molto bella. E insomma, questo te l'ha fatta amare anche di più? Sì, è stato un momento di grande sensibilità. Lei è una donna che ho conosciuto che aveva 29 anni ma già ce n'aveva 72 compiuti, cioè è una donna che mi ha insegnato ad educare i miei figli, che già ne avevo due, per cui poi altri due ormai sono una famiglia numerosa. Allora, ma meno male, scusami. Sì, senti, sì. Invece torniamo agli inizi, perché lui, forse non tutti sanno, tu hai iniziato, facevi il doppiatore dei film pornografici. Sì, ormai sì, i miei amici qui presenti lo ecco, sanno. E c'è una cosa molto divertente, perché dice che tu rischi l'iperventilazione, cioè uno rischia l'iperventilazione. Ma sì, qualsiasi cosa tu se faccia. Se alzi mi avvuoto per più di 40 secondi, mandi in iperventilazione il cervello, e se l'iperventilazione non si risolve nel giro di qualche minuto, lo svenimento è dietro l'angolo. Esatto, prego, tu prova a fare. Però ce lo devi fare, prego. No, ma non è l'orario esatto, perché poi resisto qualche minuto in più, sono abituato. Quando fai queste cose a vuoto, come si dice, il rischio è dietro l'angolo. Anche nelle scene d'azione, anche quando abbiamo fatto Il Signore degli Anelli o Platoon, più di 30-40 secondi ad anello, a scena, non puoi reggere, perché ti fai... Vai lungo. Tu immagina quelle scene che durano... Questo è Il Signore degli Anelli. Quanto durano? Scusami, c'è Scalo che precisa... No, perché sto cercando di far capire a Jessica che questo era Il Signore degli Anelli. Degli Anelli quando combatte. Non è il senso. No, non era le scene... No, quelle erano sempre dolorose tante volte, ma non così. Però tu immagina 9 ore al giorno una situazione del genere, dalla mattina alle 9 alla sera alle 7:30, senza un motivo vero, certo. E durano quindi troppo. Quindi chi eri la voce in quel... No, ma lì la voce è solo qualche vocale, non c'è tanta pure roba. Pure John Holmes, il mitico John Holmes, sì, no? Insomma, diciamo che mi sono fatto prestare il corpo da persone molto valide. Però ti dico, è imbarazzante, perché io avevo 18 anni e stavi a Leggio con persone che non conoscevi, e se tu fai un brusio orgia la mattina alle 9:15 e giri intorno a un microfono... capito? Questo si chiama brusio orgia? No, i brusi sono... Quando, Dio Valerio. Cioè, quando fai, cioè, il protagonista, e poi ci sono magari il coro, ecco, esatto, che fa il brusio. Stai quindi... al bar e senti uno fa un caffè, ecco, quello è un brusio. No, quelle sono nape. Chiamati brusio. Brusio è una piccola parte. E allora in quel caso servivano, queste orge duravano tanti minuti, falsi, perché è un cinema, sono falsi i minuti, sono falsi i centimetri, ecco, è falso, diciamo, tutto. Non crescete i vostri figli con i film porno, perché poi poverini saranno dei disadattati, no, ma a vita. Prima, perché, prima c'era questa realtà, perché c'era solo, certo, il cinema. Certo. Per cui se volevi una cosa dovevi andare al cinema. Ovviamente l'altro cinema era dei grandi attori doppiatori dell'epoca, non c'era grandi spazi, perché non c'era, no, dopo poi, con le televisioni private. Poi ti posso dire, Pino, mai vergognarsi del lavoro? Cioè, no, per me, capirai. Poi io... tu sei andato a fare Keanu Reeves, a doppiare Keanu Reeves con uno pseudonimo. Sì, perché... Perché la premiata ditta non gli piaceva... Un attore comico non poteva doppiare un attore drammatico, mentre la cosa è molto più facile, per cui
doppia Keanu Reeves come Mario Persichetti, che non è male, insomma, su Belli e Dannati. Senti, c'è qualcuno che tu definisci una specie di fratello, vi conoscete da sempre, Roberto Ciuffoli, che ti manda un messaggio. Oddio mio! Quanto è bravo. Che ti posso dire? Io sono De Pesci e lui è della Vergine. Io sono della Roma, lui è della Lazio. Io non ho i capelli, lui sì. Io so bello, lui è brutto. A me piace la pizza capricciosa, a lui la margherita, e ha ordinato la margherita per tutti. Sempre. La margherita per tutti, no? Arrivo. Ah, però io sono bravo. Ma lui pure. Arrivo, la margherita. Ma se può campare così. Però gli voglio bene. Ciao, fratelli. Ciao. Mamma mia, davvero. Grazie Roberto. Beh, siamo cresciuti insieme, ci conosciamo da quando abbiamo 10 anni praticamente. Abbiamo fatto le scuole insieme, tutte, anche all'ISEF. E a lui hanno dato il fisico, a me se lo sono scordati, però lo dissi anche una volta in televisione, Giancarlo Magalli, che non perde mai tempo per dire le battute, l'abbiamo stato anche lui uno sliding doors della nostra vita meravigliosa. E dissi a Magalli in diretta, dico, la faccia mia al corpo dei Ciuffoli, stavamo a Hollywood. E lui disse, sì, ma il corpo tuo... E la faccia di Ciuffoli stava dal circo. Cioè, questa fu la risposta di Giancarlo. Che vabbè, in effetti non perché essendo molto romano come te, come si dice a Roma, meglio perdere un amico che una battuta. Esatto, no, lui poi, per carità di Dio. Però ecco, siamo cresciuti veramente insieme. Francesca, la prima fidanzata di Roberto. Ma vi riunirete prima o poi? Ma sai, noi non ci siamo mai divisi. Esatto. Abbiamo condiviso vita, morte, famiglie e tutto. Abbiamo deciso insieme, naturalmente, dopo 30 anni, che il nostro percorso era fatto. Riunirci magari una bella serata d'onore magari sarebbe carino, ma una serata, perché rischieremmo di rovinare dei ricordi meravigliosi per chi ce li ha. È come una coppia che magari sta in crisi e dice torniamo dove siamo stati in viaggio de nozze, non sarà mai la stessa cosa. Il rischio è magari far vedere, io mi ricordavo meglio, ma ammazza Francesca come invece, cioè abbiamo un pezzo da 60, insomma, non... Io no, ho 48 anni, 2 anni meno di Pino, per cui... Se al posto dei miei genitori avessi avuto dei soggetti in vista, tipo Aristotele Onassis e Maria Callas, forse da privilegiato mi sarei vergognato per un atto di vanità. Ma io non sono figlio d'arte, sono figlio d'artri. Papà era un vetrinista, la mamma una casalinga. Sì. Senti, ma mi racconti questo tuo primo no, visto che parli del valore dei no? Beh, primo no, quale? Perché io lo dico per ultimo, un no importante. Un no importante. Quello dell'ultima pagina, qual è? Giulio Cesare, 6 anni. Ah. Beh sì, quello fu una cosa molto dura, che è giusto anche raccontarla, perché ho deciso di metterla sul libro, perché dà anche quello speranza e valore a delle cose che uno magari pensa che siano irrisolvibili. Infatti il discorso di questo libro è anche un libro di formazione, proprio perché ti fa capire che nulla è perduto, che e nessuno può essere nostro giudice di altro. Per cui bravissimo, io dissi a mia madre, avevo 8 anni, e in un bar a via Felice Cavallotti, gli dissi, mamma, io oggi il professore a scuola ha detto che Giulio Cesare aveva un testicolo soltanto, e mamma disse, ma anche tu? Scusi, prego. Cioè, quella cosa fu, il silenzio che si è costruito in questo studio, ci fu nella mia mente, che tu sai perfettamente che un uomo, un ragazzo, cresce il suo valore ai suoi centimetri, so tante altre cose, e per cui in quel periodo, anni 60, fu uno shock molto forte per un motivo semplice. Non pensavo se potevo avere o non avere figli. Pensavo, per questo l'ho anche raccontato, perché è vero che può succedere qualcos'altro in quel caso, però se tu ci sei, tutto può andare normalmente, cioè fatica il doppio, ma costruisce il doppio. Per cui tu immagini un ragazzo che a quell'età cresce ed è convinto che esteticamente magari possa succedere qualcosa o perdere qualcosa. Però quella vita che cosa mi ha offerto in questo caso? Di essere molto più attento, più sensibile, di cominciare ad amare le donne come se fossi un'altra donna. Nel senso, saper utilizzare tutto il resto del corpo, anche se quello funzionava e funzionava bene, ma non calcolando né centimetri né grandezza sottostante. Per cui questa cosa mi ha aiutato a crescere, questo no violento, che all'inizio, sai, la vergogna, fai la doccia con i tuoi compagni della squadra, sì, tu scrivi eccetera, delle cose bellissime, nel senso dicevi, prendevo sonno alle 4 di notte e proiettavo sulla tapparella della finestra le immagini della vergogna che avrei provato se qualcuno avesse scoperto questa caratteristica. Sì. Come sei riuscito
a elaborare questa, che voglio dire, una stupidaggine, però evidentemente primi... a te ti aveva proprio ferito. No, ma era, non era proprio una stupidaggine, sai, ti ripeto, gli anni 60 sono anni importanti, cioè non stiamo parlando degli anni 2000 dove vale un po' tutto il contrario di tutto. Tu prima hai avuto un'intervista molto bella, importante, che se fosse stata fatta 40 anni fa, 30 anni fa, non credo che fosse passerebbe inosservata. E sono molto felice di questo. Questa cosa è successa in un momento difficile, duro, dove dovevi elaborare un lutto pazzesco, per cui il nascondersi era all'ordine del giorno, però con i primi successi, con le ragazze, sessualmente parlando, anche se una fidanzata, la mia prima fidanzata, mi ha fatto leggere il Tao dell'amore, e ringrazio anche lei, perché, sì, perché ti ha abituato ad amare una donna come un'altra donna, a gestire il seme. Insomma, io ho avuto una formazione, grazie a questo no, di un'importanza assoluta. Perché tu gli dici, ma si può cambiare questa cosa? E tua madre dice, no. No, non si può cambiare. E questo, però devo dire, è molto bello che tu ce lo racconti, perché è un po' sempre un po' lo spirito di quello che c'è. No, ma sai quanta gente c'è magari che in questo momento dice, io non vado, quello che dico sempre, in televisione si va e si racconta se stessi, io sono uno che c'ha la colite, dirlo in televisione, aiuti chi ce l'ha. No? Se invece vai su un'isola da qualche parte e fai vedere questo lato estremo della tua vita, non è più raccontarlo, è manifestare qualcosa di brutto. Ma lui è davvero così, favoloso? Ma sì, è davvero così. Se non venivo sennò a raccontarmi così. E questo libro appunto è diventato questo, una sorta di seduta psicanalitica con Michele Biccone, che è l'altro autore insieme a Francesco Trento, e ci siamo mesi divertiti ad essere uno l'altro. Perché, anche perché è molto divertente, molto autentico, sì. E raccontando se stessi si aiuta gli altri a diventare se stessi, esatto, che è il vero successo, cioè, della vita. Non ti prendono al centro, giusto? Sperimentale, dopo 20 anni ho fatto il professore, ma non perché sono io ero famoso, perché si può fare. E poi è molto bella questa cosa che tu dici, da quella che poteva essere un'ipotetica, diciamo, un difetto, non so, hai tratto una risorsa, il che è proprio una grande scuola di vita. Esatto. Grazie Pino. Senti mio caro, leggete, moltiplicatevi, la vita non è un film. Moltiplicatevi, non fate come me, pure un po' meno. Pure un po' meno. Però scusami, qui c'è Memo Remigi che com'è? Sì, posso... Io... Ma lo devo raggiungere o no? Certo, caro, ah, tutto perché tuo. Io ho una cosa. Te lo regalo, guarda, c'ha pure mezzancella, te regalo pure mezzancella se serve. Mezzancella, lo conosco. Tale quale, certo, sei stato personaggio. Serena, ci fa un regalo adesso, Pino. Sì, metto gli occhiali. Che questa cosa? Canzone mia è stata cantata, suonata, ballata, ma non è mai stata recitata una volta. E invece abbiamo allora, capito, ecco. Ma tutta no, la recitata. Sì, ma funziona? Sono due strofe. Sono due strofe. C'è questo, eccolo qua, grazie mille ai tecnici. Grande, sempre. Luci soffuse, vogliamo fare un po' di No, siamo io, Memo e mezzancella, va bene così. Mi metto di lato. Capisco che ho fatto delle cose importanti anche da solo, però. Vai, Memo. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano, senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta gente. Sapessi com'è strano darsi appuntamenti a Milano, in un grande magazzino, in piazza o in galleria. Che pazzia. Eppure in questo posto impossibile tu mi hai detto ti amo e io ti ho detto ti amo. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano, senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta gente. Eppure in questo posto impossibile tu mi hai detto ti amo, io ti ho detto ti amo, tu mi hai detto ti amo. Grazie. Che peccato, Memo, sono 15 euro. Sono 15 euro, brividi. Grazie. Devo dire, sia con la tua voce, la tua naturalezza. Se avessi un altro corpo sarebbe fantastico. Ma aspetti, la vita non è un film, invece secondo me la sua un po' lo è. Sì. Grande Memo, grande Pino Insegno. Grazie. Buon vento.